E adesso l'appuntamento settimanale con Nino Crespi. Come vi dicevo già dall'inizio, come vi ha potuto dire Nino, parleremo del cardinale Borromeo Treviglio e sentiamo cosa ha da dire Nino Crespi. Dice il documento. Tra Marcantonio e Muzio Rozzoni, fratelli, e altri loro seguaci da una parte, e Franceschillo Romerio, Gerolamo Canzolo e suo figlio Stefano dall'altra. E nella settimana santa del 1594, per intercessione di comuni amici, si era ottenuta la pace. Ma nei Rozzoni e nei loro amici i risentimenti e i rancori erano rimasti intatti. Per loro era stata solo una finzione. Avviene che la sera della festa di Santa Maria, del mese di agosto, mentre si suonava la salutazione angelica, essendosi ingenocchiati gli suddetti Franceschilio et Benedetto verso la chiesa maggiore del detto loco di Treviglio, dicendo l'Ave Maria, il suddetto Marco Antonio, accompagnato da Bernardino e Claudio, fratelli Lodoli, Giovanni Maria Ostesani, Vasone dei Rozzoni, Ottavio Sangallo, Vincenzo Filerno, postosi di dietro al detto Franceschilio, con un ginocchio a terra, fingendo di dire l'Ave Maria, con un archibugio da ruota, qual teneva sotto il ferraiuolo, cioè sotto il mantello, senza dir parola alcuna, con animo deliberato, lo sparò nella testa del detto Franceschilio, il quale incontinente cadde morto sulla porta di detta chiesa. E i suddetti, nominati seguaci di detto Marcantonio, subito bassono gli archibugi da ruota contro il supplicante e figliolo suo. Ma per l'Iddio grazia la polvere non pigliò il fuoco, altrimenti restavano anch'essi morti. Vi sono rancori e risentimenti profondi che non di rado generano vendette feroci, come abbiamo visto. Vi è nella gente una diffusa insofferenza, una generale attitudine alla violenza. Si muore anche per una brocca non restituita, come è capitato a un contadino travigliese ammazzato con un colpo di badile. Che sopra le feste o balli che si fanno in pubblico, cioè nelle piazze o strade o dostarie, non si portino armi d'asta, né d'altra sorte offensive né difensive, eccetto la spada e il pugnale. Parimente, sopra le feste che si fanno in case private, niun possa starvi con altre armi che con spada e pugnali nel fodero. È una grida di Don Carlo d'Aragona, duca di Terranova, del 17 ottobre 1590. Si litiga nei luoghi dove si balla o dove si giocano denari, passione antichissima e diffusa. Si odiano Galeazzo Secco Suardo di Lurano e Galeazzo Maria Visconti di Brignano e i rispettivi bravi operano scorrerie nei terreni del nemico devastandolo e minacciando di morte i contadini. Bande di briganti corrono per la campagna e fanno la stessa cosa con i braccianti dei possidenti, così che per una minaccia o per l'altra i contadini si rifiutano di recarsi a lavorare nei campi. E ancora, ritrovandosi nella terra di Treviglio che confina con i signori veneziani, molti forastieri, così banditi come d'altra sorte, vagabondi, i quali, ancora che non abbiano il modo di vivere, nemmeno facciano esercizio alcuno, non di meno, e vivono e vestiscono onoratamente, dandosi insieme ai giuochi sopra le taverne e andando innanzi e indietro tirano seco altri forastieri della stessa qualità. E così di giorno in giorno accrescono in maniera che, accompagnandosi con alcuni giovani terrieri, fanno mille insolenze e, matellezzando da questa parte o da quella, sono cagione di nutrire gare e trisse fra i terrieri. E che è peggio, viene notificato ai reggenti di detta terra che ogni giorno si scoprano mascare sopra il territorio, a 4, a 6, a 8, tal che ognuno restando smarrito, i negozi della campagna rimangono deserti con danno universale. A pochi chilometri da Treviglio risiede il più temerario e temuto e organizzato bandito dello Stato di Milano. Francesco Bernardino Visconti, fratello del prima citato Galeazzo Maria.
Di questo personaggio ho accennato qualcosa in una mia precedente trasmissione. Un mito pauroso, un mito costruito di terrore, un nome che molti non osano nemmeno pronunciare. Viaggiare è pericoloso. Un opuscolo consiglia a coloro che si mettono in viaggio di cucire nelle vesti gioielli e monete d'oro. E poiché non vi è solo il rischio di essere derubati, l'opuscolo suggerisce anche di confessarsi e di comunicarsi prima di mettersi per via. Persino le case di onesti gentiluomini non sono più sicure, perché i delinquenti vi penetrano di notte scalando le muraglie, come si lamenta Francesco Bernardino dei Capitani d'Arzago. Prevaricazioni e prepotenze di ogni genere sono all'ordine del giorno. La corruzione dilaga. Un podestà di Caravaggio viene arrestato perché protegge dei banditi. A Mozzanica due podestà, l'uno succeduto all'altro, che non si piegano al malcostume, minacciati, sono costretti a fuggire per salvarsi la vita. La qualcosa è gravissima e allarmante se si tiene conto che i podestà in quel tempo erano magistrati di carriera, cioè funzionari dello Stato. L'arroganza di molti nobili e di molti ricchi è insopportabile, la loro alterigia è irritante. A Treviglio alcune definite gentildonne litigano per la preminenza del posto in chiesa e il cardinale Federico Borromeo, informato del fatto, fa rispondere dal vicario generale: quanto alle pretese di quelle gentildonne che vadano in chiesa separatamente o che non vi vadano affatto. Forse, solo considerando la desolante situazione che ho per grandi linee tracciato del degrado sociale in Gerardadda, possiamo capire il risentimento espresso con parole durissime dal cardinale Federico Borromeo nella festa della solenne traslazione dell'immagine della Vergine nella nuova sede in santuario il 15 giugno 1619. La predica ci è pervenuta tramite il Lodi e io leggo soltanto brevissimi brani. Dentro alle spine stassi la rosa, stassi il giglio, e fra alcuni di voi come tra spine si dimora questa vergine. Sicut rosa inter spinas, sicut lilium inter spinas. Posso francamente replicare, parlando di questa reina del cielo, mentre abita tra siffatti peccatori, poiché essi sono spine pungenti, né ad altro paiono nati che ad apportare a chiunque si accosta a loro e travagli e punture e ferite. Troppo sensitivi e troppo vindicativi siete, o infelici, troppo amatori delle cose umane e dei propri affetti. E conclude il cardinale: ora io voglio benedirvi e darvi l'indulgenza, o figliuoli, ma protesto a Dio che non intendo di benedire né di concedere l'indulgenza a coloro i quali non perdonano di vero cuore. Buonasera.